Buon salve, allora oggi devo continuare un attimo Sonic Adventure 2 perché mi sono dimenticata di dirvi un paio di cose. E quindi mentre vi dirò delle cose importanti, cercheremo gli upgrade, così almeno facciamo una sorta di completismo. Poi con calma inizieremo, ma penso oggi inizieremo a fare Lost World, perché poi dopo Lost World ci sarà Sonic Colors Ultimate, quindi l'ultima edizione, così poi quando arriverà il nuovo Sonic Generation con Shadow sarò pronta, così almeno c'è proprio una linea temporale. Poi per Sonic Heroes vedremo. Quindi facciamo transizione e facciamo partire il gioco. Ok, dovrebbe vedersi, spero. Ok. Ok, continuiamo. Prima di spiegarvi alcune cose, devo farvi vedere una cosa. Una cosa assolutamente stra importante. Allora, notato niente di strano? Esatto, ci sono due scale, ma prima andiamo in quello base. Eccolo qua. Allora, non so se è completo, ma non credo. Comunque è cresciuto. Gli ho dato questi qua, come cavolo si chiama? Queste capsuline qua. Che, mi pare che ci siano dei pezzi di. Cioè, sembrano di pezzi di Mass Emerald, comunque. Adesso è diventato così. E invece quello verde. Vabbè, quello verde sta dormendo, ma lasciamo stare. Invece gli altri due dove sono andati a finire? E adesso ve li faccio vedere, quindi andiamo sopra. Ecco qua, Hero Garden. Questo perché sono riuscito a farlo evolvere nel Hero Ciao, ecco, quello versione angelo. Niente, è caduto. Eccolo qua. È cresciuto, è diventato così. E questa è la versione normale, perché poi esistono anche diverse versioni tipo velocità, nuoto, poi cos'altro? Ah, ma lì non è che potrei andare con Tails? Oppure cado? No, no, non si può andare, va bene. E cosa stavo dicendo? Ah sì, c'è il velocità, forza, volo, nuoto e poi quello base. È troppo carino, però il mio preferito è quello dei cattivi, che è molto più bello. Eccolo qua. Andiamo. Qui ci sono le statuette di Dark Chao. Eccolo qua. Allora, è cresciuto, è diventato. Ah, doveva essere rosso. Oh, che carino, mi saluta anche. Avrei voluto che fosse rosso, così assomigliava a Shadow, però non so come si fa perché non me lo ricordo. Comunque questa cosa dei ciao l'ho fatta non in live perché sarebbe stato noioso, perché bisognava aspettare un sacco di ore, tipo un'oretta e mezza per farli evolvere. Dato che mi saluta, non so se mi. No, mi saluta ancora, ma se fischio viene? No? Per ora mi saluta. Va bene. Almeno mi vuole bene. E niente, ci tenevo a farvelo vedere. In fondo assomiglia a un Batman lì. Con le corna così. Molto carino, molto Halloween, ecco. Poi ci sono altre uova normali. E niente. Allora, torniamo a noi. Cerchiamo di prendere gli upgrade e vi spiego un paio di cosine, perché mi sono dimenticata ed era importante. Perché allora, prima di tutto, il motivo per cui la versione americana, il doppiaggio delle volte andava fuori sync, è perché il gioco era stato prodotto con il doppiaggio prima in inglese, quindi il labiale seguiva il doppiaggio inglese e poi dopo hanno fatto quello americano, quello inglese.
E si capisce anche perché il doppiatore inglese di Eggman diceva frasi, espressioni tipiche giapponesi, tipo Yosh oppure ore ore è così. E mi pare anche Knuckles quando scava dice ore ore mentre scava, ed è una cosa giapponese, non so perché li hanno fatti doppiare quell'espressione. E niente, poi allora iniziamo da Cityscape, prendiamo il l'upgrade. Ok, poi dopo questa spiegazione, dato che sono partiti in inglese, quindi il dialogo lì l'hanno scritto prima i giapponesi, scusate, non inglesi, i giapponesi, quello inglese. Ci sono alcuni dialoghi un po' strani, un po' cringe, tra tutti che mi ha fatto ridere tantissimo, e Shadow che dice I'm the coolest, che perché? Perché in un momento del genere vai a dire che sei figo? Cioè, per carità, lo è, però non sembrava Shadow. E allora, io ho dato un'occhiata un attimo su YouTube, ma non mi pare che dica in giapponese una cosa del genere. Se non sbaglio si complimenta un po' con Sonic per essere un po' tipo un po' così. E poi ho trovato anche moltissime differenze, ce n'è una che io non lo sapevo, sono rimasta scioccata, però ha un senso, però è terribile. Però prima di dirvi questa chicca vi dico le altre, quindi infatti io ho anche scritto. Allora, ah, ecco, una cosa che non mi pare che nella versione inglese lo dice, ma quando Eggman libera Shadow, e Shadow gli spiega appunto l'arma militare che aveva creato il professor Gerald, la cosa carina è che lui dice nostro nonno. Cioè, sappiamo che il professor Gerald è il nonno di Eggman. Ed è carino il fatto che anche Shadow, dato che comunque è stato creato da Professor Gerald, lo chiami nonno, cioè il suo nonno proprio, l'ho trovato una cosa molto carina. E poi altra cosa, io avevo detto in Sonic Adventure nel primo che la grossa differenza tra quello giapponese e quello americano è che gli americani hanno messo il cognome, cioè l'hanno chiamato Dottor Robotnik, mentre i giapponesi hanno voluto Eggman, cioè non volevano dargli un vero nome, era soltanto un nickname, come Sonic, che sembra un nickname perché Sonic, perché è sonico, veloce, allora hanno deciso di mettere anche Eggman così. E poi hanno risolto la cosa appunto creando Adventure 2, mettendo tutta la famiglia Robotnik, quindi Maria, il professor Gerald e Eggman, che il vero nome è Ivo Robotnik, anche se i giapponesi continuano a dire che il nome è sconosciuto, il tasto sconosciuto è un nome sconosciuto, comunque il vero nome è Ivo Robotnik. Tutto qui. No, aspetta, devo... Ok. Prima upgrade ce l'abbiamo fatto, Magic End. Ok, che cos'è? No, 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 volevo vedere che cos'è. Dice di... Boh, non l'ho capito. Cioè, vorrei provare. Magari qua? No? In teoria dovrebbe sparare qualcosa premendo B. No, se premo molto diventa questo. Ah, ok. Ok, va bene. Dovevo cambiare l'azione. Va bene. Ok, il primo l'abbiamo preso. Comunque, che stavo dicendo? Ah, ok, quello della famiglia di Robotnik. Ok, nel primo era quella la differenza enorme. Tornando a noi... vediamo un po' altra differenza. Ah, ecco, cose strane del doppiaggio inglese. Allora, quando Sonic, Tails, Knuckles, Sammy si dirigono al Pyramid Cave,
Nakos non dice che ha visto Rouge entrare nella base insieme a Eggman. Lui rimane scioccato e chiede a Amy: ma è vero che Rouge, quella pipistrellina lì, lavora per Eggman? E Amy dice sì, questo perché Amy l'ha vista a Prison Lane. Quando per sbaglio aveva abbracciato Shadow, pensato che fosse Sonic, perché Nakus non poteva saperlo. Poi, altra cosa, altro dialogo strano è quando Shadow dice a Rouge che è una creatura patetica. In realtà non è che dice patetica, lei gli dice, quando ha scoperto che era una spia, gli dice: sei un impostore, sei una spia, questo dice. E Rouge dice: ah sì? E tu cosa saresti? Perché lei, dopo aver visto appunto i documenti del Project Shadow, dice: eh no, sei tu l'impostore, perché nella foto mostra qualcun altro, ovvero Biolizard. Ok, questo è importante perché... Adesso non so se vi posso dire adesso la chicca più grande. Ah no, no, prima di dirlo c'è anche un altro dialogo strano, ovvero quando Eggman scopre che ci sono due Chaos Emerald, uno falso e l'altro quello vero, e si dirige per trovare Tails, Sonic e Amy. Eggman non dice a Shadow: guarda, se mi succede qualcosa, pensaci tu. No, sarebbe strano, cioè già lui pensa: oh mio Dio, adesso se per caso muoio, mi raccomando, Shadow, esaudisci il mio desiderio di conquistare il mondo. No, nulla di tutto questo. Gli dice praticamente una cosa semplicissima. Gli dice: guarda, io vado a minacciare quelle palle di pelo per ottenere l'ultimo smeraldo. Tu intanto, se vedi che succede qualcos'altro, pensaci tu. Questo mi stava dicendo. Ci sono proprio degli errori, delle piccolezze proprio, che comunque cambiano tantissimo. E poi cos'altro? Vediamo un po', ce n'erano altri che mi sono segnata. Ah sì, quando Shadow, no anzi Amy, cerca di far ragionare Shadow, la frase di Shadow non ha senso, perché dice: ok, manterrò la promessa di Maria e anche la tua promessa. Shadow non ha fatto nessuna promessa a Amy. In realtà dice praticamente, appena ricorda appunto il desiderio di Maria, che è la stessa cosa che desidera anche Amy, dicendo di dare una possibilità all'umanità perché non tutti sono cattivi, Shadow gli dice: ok, esaudirò il tuo desiderio, anche quello di Maria. Ecco, questa frase ha più senso. Ok, ora posso dirvi la grandissima chicca, però prima... Ok, perché sto controllando la guida per trovare tutti gli upgrade, perché io non è che me li ricordo. Vediamo un po'. Dice di andare a Green Forest per prendere l'Ancient Light per Sonic. Mo sto dando un'occhiata. Allora, dov'è Green Forest? Dov'è che ricordarsi la posizione è un casino. Ah no, ok, va bene. Ho più o meno capito dov'è. Ok, chicca enorme, mi raccomando, preparatevi. Io questa cosa non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, è assurdo. Allora, parliamo del progetto di Shadow, cioè non il progetto di Shadow, il Project Shadow. Cosa sappiamo? Che il professor Gerard ci stava lavorando, ma non era un'arma. Da quello che racconta Eggman, e anche dai ricordi di Shadow, il professor Gerard, come avevo detto anche prima, in realtà era una persona buona. Ha sempre studiato la scienza per migliorare l'umanità, una cosa del genere. E inoltre, a quanto pare qui non è stato detto, poi non so se lo diranno in Shadow the Hedgehog, Maria, che è la nipote, che
Il professor Gerard adora e a quanto pare anche i genitori di Eggman, tutta la famiglia di Eggman pensa solo a lei, da quello che viene detto in Frontiers. Lei è malata, c'ha una malattia che non si sa cos'è, quindi il professor Gerard cerca di studiare per aiutarla, ecco. Quindi dai documenti che aveva tirato fuori Rouge si vede Bio Lizard, che è qua. Quindi Shadow, che cosa c'entra? Perché nei ricordi di Shadow vediamo che ha conosciuto Maria? Perché vi sto dicendo questo? Perché in realtà la bomba è che Shadow, nella versione giapponese, non ha mai conosciuto Maria. No, non ha mai conosciuto Maria ed erano i ricordi modificati dal professor Gerald. Perché Gerald, mentre stava appunto facendo le ricerche nella colonia spaziale Ark, il presidente, la milizia Gunn avevano dei dubbi, avevano paura che facesse qualcosa di sbagliato, di male, con il suo esperimento, cioè pensavano che stesse in realtà facendo delle armi pericolose. Quindi l'hanno catturato, però gli altri sono rimasti lì e l'hanno preso e l'hanno messo in prigione, quella prigione dove è rimasto, dove è stato messo Sonic quando era stato catturato. Ecco, poi all'improvviso Gerald ha scoperto che avevano chiuso la colonna spaziale per via di un incidente. E in realtà la milizia è andata lì per insabbiare tutto e sfortuna vuole che Maria è morta lì. Quando Gerald trova la lista delle persone morte e vede Maria, lui impazzisce, quindi mentre è in prigione, dove la Gunn gli dice di continuare col progetto Shadow sotto la loro sorveglianza, lui crea Shadow. Lui crea Shadow in quel momento ed è per questo motivo che anche Rouge, quando legge il diario e quando nella versione giapponese legge il diario, dice: "Ah, è per questo", rivolgendosi a Eggman, "l'hai trovato nella base di Prison Lane. Shadow si trovava lì già da prima. Si trovava lì, è una cosa assurda e io sono morta." Cioè, è veramente dark pensare che Shadow, cioè in realtà è proprio una vittima Shadow, cioè una sorta di mostro di Frankenstein. Cioè, nel senso, è stato creato come, letteralmente, come un'arma per uccidere tutti. È assurdo e lui non sa niente di Maria, cioè quei ricordi sono falsi o perlomeno sono gli ultimi ricordi del nonno, cioè. È assurdo. Però tanto hanno fatto la retcon, quindi hanno messo che in realtà Shadow era già stato creato lì e ha passato il tempo con Maria e poi dopo è stato riportato a Prisolene insieme al professor Gerald per continuare l'arma. Però pensare che l'idea originale, perché loro già i giapponesi pensavano di non farlo ricomparire più, cioè volevano dargli la morte finale, fine, però il personaggio è tanto amato, e meno male, che l'hanno poi resuscitato e hanno fatto la retcon. Quindi questo è stato veramente assurdo saperlo, perché sono rimasta un po' così, cioè povero Shadow, letteralmente povero Shadow. Però è fighissimo, perché spiega perché si trovi lì, a Prison Lane, per questo. E niente, era questa la chicca enorme che volevo raccontarvi. Adesso continuiamo, il prossimo è. Allora, Flame Ring l'ho già fatto, dov'è che l'ho. Ok, Magic Gloves l'ho già preso. Ah, ok, Mystic Melody. Oh, cavolo, devo andare al Final Rush. E vabbè, andiamo. Intanto do un attimo un'occhiata. Io senza guida col cavolo che sarei riuscita a ottenere tutti
gli upgrade. Oh mio Dio, questo sarà un po' difficile per me che sono una schiappa. Vediamo un po'. Perché bisogna fare un'altra strada. Però ci devo provare. Allora, fai una rush. Ah sì, poi un altro dialogo che è un po' strano è la parte finale con Eggman e Tails, perché cioè, c'è Eggman che per una volta apre il suo cuore, perché è rimasto scioccato nel vedere che suo nonno, che lui tanto ammirava, cioè la cosa che mi ha fatto amare di Eggman, è il fatto, ok, sono morta come nasceva comunque, è il fatto che lui ammira tanto il suo nonno. E suo nonno non è cattivo, non è che vuole conquistare il mondo, quindi boh, cioè, fa strano che un villain adori uno che fa tante cose umanitarie, ecco. Quello mi ha fatto veramente stranire un po'. E penso che sia un personaggio complesso e per questo motivo che Eggman lo adoro. Quella sorta di cattivo, però un po' più simpatico, ecco. Anche se rompiscatole. Ok, cosa stavo dicendo? Ah, appunto, il dialogo. Allora, il dialogo. Il problema è che Tails, nella versione americana, è proprio cringissimo perché dice: ah, guarda, ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante, l'abbiamo fatto insieme, così. In realtà è un po' più fatto meglio, ecco, perché praticamente gli dice: guarda, non, già appena. Eggman gli dice: guarda, non, ma davvero il nonno, cioè mio nonno avrebbe ucciso tutti noi, cioè io non ci posso credere. E lui e Tails fa: io non lo so, ma l'unica cosa che so è che siamo riusciti a risolvere la situazione e ce l'abbiamo fatta tutti insieme, cioè meno cringioso, ecco. E niente, era tutto qui, volevo dire le cose, ma secondo me era importante sapere. Adesso che io sono morta 2 volte, io devo cercare di capire dove si trovi esattamente il Mystic Melody. Io non so se sono andata troppo avanti. Non lo so, vediamo un po'. Odio questo livello, ecco. Non si blocca, non si blocca. Immaginavo che si bloccasse. Non posso andare qua. No, niente, morta. Solo così, ricominciamo. Oh, un attimo solo. Ricontrollo per bene dove si trovi, perché ci tengo a ottenerlo. Stranissimo. Come faccio a sapere dov'è che si trovi esattamente? Facciamo così, continuiamo ad andare avanti. Allora, andiamo avanti. Oddio, no, ho perso la vita. Vabbè. Allora. Non per di qua, no, per di qua sì, però. Comunque, meno male che nella versione modern hanno reso un po' più semplice il passaggio tra un Rails e l'altro. Basta fare LB, RB, poi dipende dal controller che si ha. Però io che gioco sul computer, basta quello. Allora, no! Niente, sono morta perché volevo tornare indietro perché tanto. Vabbè, tanto sarei morta lo stesso. Facciamo così, ricominciamo. Ricomincio, ricomincio, sì. Perdo una vita, ma chi se ne frega. Almeno per cercare di capire dov'è che si trovi l'upgrade. Ok. No, allora forse è avanti.
No! Oh mio Dio! Va bene, oltre alla spiegazione che ho dato, vi farò vedere tutte le morti più stupide che farò. Ne aggiungiamo alla lista, perché tanto... tanto non cambia niente, faccio schifo comunque. Ok, sto per cadere, allora. Ok. Mi dice dopo il sesto checkpoint nella guida. Oh, il primo l'abbiamo già fatto, quindi... andiamo a vedere. Ok, ok, almeno abbiamo recuperato una vita. E ora qua evitiamo di morire come degli scemi. Io comunque è ancora scioccata per la storia originale, proprio proprio dark. Cioè proprio alla Mewtwo. Cioè, infatti poi ho visto anche tanti disegni fan art di Sonic in cui mettevano Shadow e Mewtwo insieme. Quindi. Ah sì, forse un'altra piccola differenza che io posso dire è che. Quello americano è molto americano, cioè Sonic è molto americano, beh giustamente, perché da un americano. Però è proprio... si vede un po' la cultura diversa tra americano e giapponese, perché il Sonic giapponese è molto più calmo, cool però tranquillo, ecco. Infatti se non sbaglio nel primo adventure non è che si lamenta tanto di Amy, si arrende a Amy più che altro. Cioè è proprio un personaggio un po' tranquillo, un po' pieno di vita sicuramente, perché lui ama l'avventura lì. Ah sì, ecco un'altra differenza di dialogo che non aveva senso. Me lo sono ricordato adesso. Allora, aspetta che faccio questo. Ok. Dopo il combattimento con BioLizard, BioLizard usa il Chaos Control per teletrasportarsi. Ecco. Ok, questo è il secondo checkpoint. Quello americano non aveva senso, perché diceva, ma quello era un Chaos Control, come se Shadow non sapesse cosa fosse, quando in realtà era stupido per il fatto che stesse usando il Chaos Control, cioè non se l'aspettava. Quindi diceva Chaos Control, cioè così, non quell'espressione di strana in cui era tipo, oh, ma cos'è il Chaos Control? Sì, cioè, forse era meglio giocare in giapponese, con tutto il rispetto per quello americano, perché in giapponese è fatto veramente da Dio. Ma anche il mood, cioè, troppo bello, sembrava un anime. E poi hanno fatto l'anime di Sonic, stravolto dagli americani, come sempre. La 4Kids orribile. Ok. Ma non poteva essere vicino l'upgrade terzo, ok. No, la guida dice sesto checkpoint. Oddio, non morire, ti prego. Ok, morto quel maledetto. Sì, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché c'è questo caos, tanti caos qui. Cioè l'unica spiegazione che mi viene in mente è che il professor Gerald ha studiato, perché poi viene non qui, però in alcuni giochi c'erano tipo citazioni del professor Gerald sui suoi studi, tipo in Sonic Battle per Emerald lì. Boh, spero che poi, dato che hanno fatto Sonic Frontiers con gli antichi,
ci spero. Anzi, spero che magari spiegano che il professor Jara li abbia studiati in qualche modo, non lo so. Anche se, boh, non lo so. Bisognerà vedere poi quando faranno... Ecco, mo mi blocco. Che pareva. Sì, aspetta. Allora, scendiamo e facciamo il super rotolamento, perché sennò non ce la faccio ad arrivare. Ok. Cosa? No, non devi fare ready go. E dai. Ah, ok, non dovevo toccare. Oh, l'ho scoperto adesso. Così. Non dovevo muovere con... Ok, sono qua vicino. Quindi, qui c'è il coso. Ok, salviamo il checkpoint. Ok. Qui c'è lo strumento, quindi dovrebbe essere qua. Vediamo un po'. Sì, facciamo. Eccolo. Qua, vai. Ok. Qui. E poi per di qua. Quindi non moriamo. Eccolo qua. Mystic Melody, ce l'abbiamo fatta. Dovrebbe aprirsi un portale? No? Ah, ok, si è aperto qua. Sì. No, però... Vabbè, niente. Ok, ce l'ho fatta. Ok, lo scopo c'è. Saperlo prima, caspita. No! Non dovevo saltare. Vabbè. Ma ce l'ho Mystic Melody? Sì. Prego, dimmi di sì. E ora perché non va? Vai, non sto toccando niente, sto usando B. Niente, mo si è bloccato. Vabbè, vai avanti che uso l'altro. Così, ok. Boh, io per sicurezza ricontrollo, vediamo se l'ho preso. Sì, l'ho preso, ok. Perfetto. Ok. Io ora non devo sbagliare. Ok. Niente. Andiamo qua. Oddio. Ok, morto. Facciamo tutti gli upgrade. Tanto Sonic l'abbiamo già finito. Ok. Ora c'è quella parte lì che sono morto un sacco di volte perché non capivo che strada fare. Ah no, ah era da un altro livello. Vabbè, ho a posto, finito. Sì, vabbè, tanto è, lo sappiamo, sono morto un sacco di volte. Barely made it. Giustamente. Ok, prossimo usiamo Knuckles. Adesso sto dando un'occhiata. Ah, ok. Andiamo a Wild Canyon, che è questo. E qui dovrebbe esserci il Mystic Melody per...
per Knuckles. Ok. Allora, non so se da questa parte... Vabbè, intanto prendiamo l'Emerald. Il frammento lì. Ok. Dov'è? Non c'è che vicino. Qui? No. Quindi sotto? Qui? No. Dov'è? Ah, ecco. Dai. Wow, perfetto, fatto. No, dovrebbe essere per di là. Vediamo un po'. No, più sopra forse. Dovrebbe esserci. Eccolo qua. Prima non potevamo fare perché non avevamo i guanti da per scavare, ecco. Mystic Melody. Ok. Vediamo dove ci porta. Ok, teletrasporto. Ottimo. C'era qui il altro frammento, quindi lo prendiamo. Oh, io cerco di finire i livelli perché poi non so se mi cioè se io esco magari non so se mi rimane. Anzi, do un'occhiata, vediamo un po', facciamo la prova. Se io esco dal gioco. Ok. Se io riprovo. Ce l'ho Mystic Melody? Solo per provare, perché rifare tutti i livelli. No. Via. No. Oddio, a caso. Io stavo volando verso di qua e l'ho trovato. A posto. Ne ho un altro più vicino. Anzi, è lì. Ma, caspita. Mi dovrebbero dare S. Che fortuna. No, qua mi sa che il S non c'è. Come rank. No, ce l'ho. Allora a posto. Non devo finire il livello. Vabbè. Finiamo solo per Knuckles e fine. Ok, così almeno non serve rifare tutti i livelli. Ok. L'ultimo è qui vicino. Andiamo a vedere dov'è. Non è qua, però prendiamoci le vite. No, allora qui sotto. Tipo qua. No. Dov'è? Ok, forse qui. Ma dai! Torna qui! Stupido frammento, dove sei? Non l'ho preso. Ma dove sta andando? Allora, non riesco neanche a muovere la telecamera perché... Ma... Vieni qua! Facciamo così, aspettiamo, magari... Magari arriva, boh. Su, vieni. No, che cavolo, l'ho missato. Ma non potevano mettere il frammento che si ferma? Che senso ha che voli? Ok. Va bene, prossimo per Knuckles. Opzionale. No, quello l'ho già preso. Quello di... Quella roba per respirare in acqua. Yeah, I feel good. No, ho finito con Knuckles. Quelli opzionali li avevo già presi. Ok, quindi tocca al signor Tails. Quindi... Laser Blaster. Mi sa che non l'ho preso. Ho preso Lane. Andiamo a vedere. Ok. Se faranno mai il remake dopo che uscirà il film. Io ho paura anche per il film.
Quello di Sonic, mio Dio. Allora, forse so dov'è l'upgrade di Tails. Se non sbaglio è vicino alla fine, però non bisogna prendere il Gold Ring. Quindi con lui bisogna finire per forza il livello. E vabbè, tanto questo è semplice. Ah, poi bisogna andare a Hidden Base perché c'è lì il Mystic Melody e poi con Tails siamo a posto e poi iniziamo con i personaggi Dark. Comunque mi devo ordinare il... come si chiama? Il lettore CD per poter giocare a Sonic Heroes. E non so neanche come giocare a Sonic, e non Sonic Shadow the Hedgehog. Ma so che è un incubo, però è figo, però è per la PlayStation 2, mi pare. Non mi pare che fosse uscito per... Oddio, manca qualcuno. No. Ah no, forse devo colpire quel maledetto. Lì, ecco, muori. E per la PS2, quindi non... non so come giocarci. E mo come faccio? Ho sparato il coso. Ah ok. Non so perché prima non mi aveva fatto salire. Un unicorno. Sono gli animaletti rari. Tipo il drago, l'unicorno. Ok, aperto. Vedo che c'era anche il Big, che non c'è più. Ok, non dobbiamo... Mori. Ok. Per di qua dobbiamo andare. Non dobbiamo prendere il gol. Dobbiamo aprire qua. Eccolo qua. Allora, aprimi. Come faccio ad aprire? Ah, ti ho visto, maledetto. Ok. Oh, ci sono anche loro. No. Che pareva. No, Laser Blaster, ce l'abbiamo fatta. Ok, che è uguale a quello di Eggman, più potente. I did it! Ok, bisogna andare a Hidden Base, però devo capire dove, infatti sto guardando di nuovo la guida. Per capire dove devo andare. Ok, questo è il livello, un attimo solo. Sì, lo so, guardo una guida ma non me ne vergogno. Perché alcuni da sola io l'avevo trovati, tipo quella di adesso di Tessa me lo ricordavo perfettamente. Oppure anche quello di Nakos me lo ricordavo. Invece gli altri, boh, altri sono veramente nascosti. Ah ok, semplice. Ok, allora iniziamo e prendiamo il suo upgrade. No, muori. Ok. No, dobbiamo sparare anche qua, ok. Anche lì. Se avete sentito un rumore strano, è il mio gatto che ha starnutito. Poverino, in questi giorni sta starnutendo.
perché ogni volta che si lecca gli arrivano i suoi peli nel naso, quindi starnutisce per quello. No, no, maledetto! No, sono morta. Quel bastardo maledetto. Non me lo ricordavo che sarebbe comparso. Adesso sto qui. Eccolo. Muori. Ma secondo me per prendere... No, qua ho sbagliato io. Sono caduta male. Allora, comunque dicevo, per prendere A, secondo me uno deve conoscere perfettamente il livello. Ma veramente, perché sennò... Ok. Allora, piano, non devo morire. No! Ma avevo fatto A! Perché non hai saltato, Tails? Sì, per prendere A, dicevo, bisogna conoscere il livello e essere dei pro. E non delle schiaffe come me. Dai, con calma. Ok. Allora, dovrebbe essere qui vicino. Ok, prendiamo questo. Ma devo prendere anche i rings, sennò rischio di morire di nuovo. No, sali. Ok, morite male. Eccolo qua, doveva essere questo. Ah, già sparato. Ah no, ok, è comparso adesso. Eccolo qua. Ok. Ecco qua, Mystic Melody. Diamo un'occhiata. Ok, sarà area secondaria però. Non ci serve la chiave per il Ciao Garden, perché tanto non ho voglia. Ecco, se dovessero mai reintrodurre il Ciao Garden, che lo facciano meglio, più divertente, e non che bisogna aspettare più di un'ora che il Ciao si evolva. Bisogna letteralmente essere lì nel Ciao Garden, un'ora, più di un'ora, per farlo evolvere. È assurdo. Cioè, non è che nel frattempo puoi fare altri livelli, no, devi stare lì. Ah sì, poi per il Ciao Garden non farò la... la gara di corsa dei Ciao e cose così, perché non mi interessa. Cioè, è carino come cosa, ma non mi pare il caso. Cioè, è già tanto che sono riuscita a farvi vedere... le due zone, quello Hero e Dark, e poi ho fatto una specie di Ciao Sonic. Chissà come si faceva a fare il Dark Ciao quello rosso per cambiare colore, boh. Ah, abbiamo Mystic Melody anche qua, vai. Un'altra strada. Sì, è vero, potrei uscire dal gioco, però sono curiosa. Ah, ok, sono alla parte sopra. Ok, non cadiamo perché sennò è un problema. Ok. Ok. Ma insomma, mira! Sono morta. Basta, usciamo. Usciamo, tanto ce l'ho. Ok. Allora, prossimo. Ok, Shadow, bisogna andare... Ah no, gli Airshow ce l'ho già, il Flame Ring che non ce l'ho, che è lo stage 4. Quindi questo... No, non White Chunko, scusate. Radical Highway. Andiamo. Ok. Chissà dov'è che si trova. Allora, oh, qui.
Allora, non lo so se si trova da un'altra parte. Allora, aspettiamo un po' perché do un'occhiata. Ah, ok, lo so dov'è. Dai. No, si torna indietro, è qui vicino. Eccolo qua. Flame Ring, che è lo stesso di Sonic, infatti. È questo qua. Allora, attiviamo che voglio vedere dove andiamo. Forza. Ah, ce n'è un altro. Vabbè, tanto ce l'abbiamo, quindi usciamo. Poi, prossimo upgrade. Dando un'occhiata a Ancient Lights. Sky Rail, oh mio Dio. Oh, Mystic Melody. Ah no, Mystic Melody per fortuna nel Final Chase ce l'ho preso, quindi a caso però l'ho preso. Quindi bisogna andare a Sky Rail. Vediamo dov'è che si trova. Ah, questo è Sky Rail. Almeno controllo velocemente dove si trovi. Spero che non sia un viaggio lungo. Infatti sto dando un'occhiata velocemente. Ah, vabbè, io come potevo sapere una cosa del genere? Ma uno come fa a trovare certi upgrade? Non riesco a capire. Allora, è vicino, per fortuna. Allora, andiamo qua. Allora, qui. Non dobbiamo prendere questo. Per di qua. Cioè, io come facevo a sapere una cosa del genere, dato che non comparivano? Vabbè. Ce l'abbiamo. Tanto. Vediamo dove ci portano. Da nessuna parte perché sono morta. No! Sono salva! Miracolo! E questo dove mi porta? Ah, ok, da lì alla morte. No, usciamo prima che perdo un'altra vita. Ok, e Shadow abbiamo finito. Oh, meno male, facciamo Rouge, Mystic Melody. Ah, ok, Dry Lagoon. Chissà dove si trova. Intanto andiamo a salvare quella povera tartarughina. Sti maledetti, cioè minacciano una tartaruga, dai, ma seriamente? Forse avranno pensato che fosse il cugino di BioLizard, quindi avranno detto: l'altro Project Shadow! Minacciamolo! Perché se no non trovo un senso. Allora, forse è qua, perché qui non avevamo il... Esatto! È un po' la stessa cosa per Knuckles. Ok. Dove mi porti? Ok, sempre qui. Vabbè, dai, facciamo il livello di Rouge. Cioè, ho preso C, assurdo. Ma qui non... Nessun radar? Niente? Nada? Va bene. Vediamo per di qua. Ok, qui sì. Ecco qua. Ok, il prossimo. Oh, ho trovato uno! A caso! Vai, vai, vai. Ok, l'altro dovrebbe essere... Vediamo. No, l'altro deve essere di là, perché qui non ha suonato. Quindi, tartarughina, accompagnami, per favore. Ok, dovrebbe essere qua l'altra. Vediamo un po'. Intanto prendiamo anche i rings. Ma quanti omo ciao ci sono?
Ma è un incubo. Come tutorial è meglio Tikal piuttosto che Teomo, ciao. Ok, sopra. Sopra, sopra, sopra. Dice che qui vicino... No, non mi dire che... Ce l'hai tu. Ok. Dai, almeno una A. Ti prego. Sono stata brava. Me lo merito. Sì. How was that? Perfect? Like me? Rouge mi fa morire. Poi, prossimo. Vediamo un po'. Meno male che non devo fare Mad Space perché lì c'era quello obbligatorio. Ah, Treasure Scope Security Hall. Oh mio Dio, no. Security Hall. Allora, prima di iniziare almeno controlliamo, perché sennò poi dopo perde minuti, esplode tutto. E poi c'è Eggman che mi urla in faccia. Allora, meno male che il... è piccolo come zona, quindi... Ah, ok. Avendo il Mystic... Ah no, ma non ce l'ho Mystic Melody? Ah no, sì sì, ce l'ho, ce l'ho. L'ho presa adesso, che scema. Ok, no, non è difficile, è l'ultimo. Bisogna usare Mystic Memory. Melody, non Memory. Ma troppo bella sta canzone, peccato per il livello, insopportabile. No, allora andiamo qua, dobbiamo salire più in alto. Ok. No, no, non devo andare lì. Ok, dovrebbe esserci... Dov'è? Dov'è? No, dov'è? Qui dovrebbe esserci... Eccolo qua. Ok. No, non cadere. Ah, eccolo qua. Treasure Scope. È la stessa cosa del... Oddio, che ti è successo? Non ti ho fatto niente. Cioè, mi date la bolla. Ma ora te lo faccio vedere. Guarda qua. Ecco. Anzi no, vieni con me, vieni con me. Vediamo se c'è... c'è un altro uomo, ciao. Ecco, una cosa utile l'hai fatto. Ok, basta così. Ok, chi tocca? Ok, l'ultimo è Eggman. Allora... Mystic Melody, Sand Ocean. Non mi pare di averlo preso. Poi, Laser Blaster, sì, l'avevamo preso mentre cercavamo alcune capsule lì per il ciao. Ecco, Protection Armor non l'ho preso. Allora, facciamo prima Mystic Melody. Vediamo un po' dove si trova. Allora, Sand Ocean è qua. Dimmi che non è troppo lontano, ti prego, ti prego, ti prego. Sto ancora guardando la guida. Ma dai, era così semplice, vabbè. Niente, è una cosa semplice. Ovviamente non potevamo prenderlo quando stavamo facendo per la prima volta il livello, perché dovevamo avere questo e non ce l'avevamo. Quindi intanto spariamo a loro e aspettiamo tutto il giro. Non è per di qua. Non è assolutamente qua, che è la strada principale, ma qui. Eccolo lì. No, muoio. Sì, no, non morire. Ok, Mystic Melody, ce l'abbiamo fatta. No, alzati. Ma che cavolo. Ok. Ok, un teletrasporto. Dove mi porti? Ah, ok, qui. Una zona dei vasi. Va bene.
Abbiamo preso anche questo e prendiamo l'ultimo Protection Armor che è Cosmic Wall, che se non sbaglio io ho preso A. Sì, esatto, mamma mia. Vabbè, non era brutto come livello, era carino. Strano che l'abbia missato l'upgrade. Infatti adesso sto dando un'occhiata per vedere dov'era. Perché sì, io l'avevo trovato. No, aspettate, ma era teso? Allora, controllo, teso. No, lui non ha la protezione, ma allora ce l'ho già la protezione, mi pare. Non mi ricordo se l'ho preso o meno. Ma forse sì. No, sto dando un'occhiata, vediamo un po'. Perché mi ricordo che avevo preso la protezione lì, però poi avevo detto, ah, chissà dov'è per l'altro personaggio. Quindi avevo preso con Eggman e avevo pensato a Tase, però a quanto pare Tase non ce l'ha. No, vediamo un po'. Eh no, l'ho preso. Allora, a posto, ho preso tutti gli upgrade. E per avere una conferma. Ah no, non c'era neanche una conferma perché tanto. No, l'ho preso io. Sono sicura di averlo preso. Se no, vabbè, dai, facciamo Cosmic Wall così almeno per sicurezza. Tanto è bello questo livello. Mo cado e poi dirò è il più brutto livello del mondo. E io sono fatta così. Scherzo, scherzo, scherzo. Allora, vai, sali. Ah, comunque questo livello è carino. Cioè, quanto è bello volare. Effettivamente con te se non c'è un livello del genere. Solo con Eggman. Comunque questa colonia spaziale, ma quanto è gigante. Cioè. Ma poi non ho capito, ma l'ha costruito il professor Gerald con, ovviamente insieme agli altri scienziati, perché se l'avesse fatto lui da solo, tanta roba allora. Allora da lì si capisce da chi ha preso l'intelligenza Eggman. Solo una cosa, dato che Eggman adesso ha una figlioletta, tra virgolette, perché non è un essere umano vero, ma è un'intelligenza artificiale, cioè guardate un po', dato che va di moda l'intelligenza artificiale, diamo a Eggman una figlia in quella forma lì. Comunque, se per caso uccidessero Sage lì, ti prego Eggman, non fare lo stesso errore del tuo nonnino, ecco. Comunque, un po' dispiace per Eggman, il fatto che effettivamente è talmente rimasto scioccato che suo nonno voleva, se ne è talmente fregato di lui, perché tanto Maria è morta e fa ok, mo mi vendico, e uno poteva dire ma il tuo nipotino chi se ne frega tanto, cioè a quest'uomo nessuno gli vuole bene. E poi la gente si lamenta del perché lui faccia queste cose, cioè personaggio complesso, poverino. Mo me lo immagino, se dovesse resuscitare Maria, cosa che non voglio, però nel caso dovesse capitare, cioè voglio vedere quanti insulti direbbe Eggman lì, tutto geloso. No, l'avevo preso, ok, era qua l'upgrade. Vabbè, finiamo questo livello, dai. Ok.
Ok, andiamo avanti. Ok, ti ho visto. Maledetto caos. Poi direi di scendere così intanto. Ah beh, almeno prendiamo questi links. E scendiamo. Oddio, mi stanno attenta qua. Caspita, 200 rings ho avuto. No. Allora. Perché non va più in alto? Allora, no, sono morta, va bene, non importa. Usciamo. Abbiamo finito. Ok, abbiamo preso tutti gli upgrade. Ho finito tutto il gioco. Vi ho spiegato alcune cose di differenze tra giapponese e americano, perché secondo me è importante sapere, e anche interessante sapere che cosa avessero in mente all'inizio. Quindi il fatto che avevano in mente di fare Shadow in quel modo, voglio un attimo rivedere una cosa, quindi aspettate, facciamo la transizione. Ok, datemi un secondino, poi sistemo, perché devo vedere una cosa, sempre sui concept, devo vedere, quindi, aspettate, cerco la pagina. Allora, prima voglio vedere del primo adventure, per forza di cose. Perché gli adventure non ho trovato grosse differenze, perché non ho trovato le traduzioni in giapponese, perché non trovo il tizio su YouTube che li faceva. Non so se poi ha cambiato nome lì, non lo so. Però boh, adesso vedo. Ok, diamo un secondo un'occhiata. Quindi. Perché aveva questo simbolino Sonic? Cos'è? C'aveva un design stranissimo con gli occhi rossi addirittura. Ok, questo è quello ufficiale. Ah, questo qua sono i console del primo adventure. No, perché volevo dare un'occhiata. Allora, questo è il big, oh mia, gigantissimo, aggressivo. Ok. Sì, so che l'avevo fatto vedere nella live scorsa, però preferisco rivedere e farlo bene, perché non voglio che sul mio canale di YouTube, quando carico, compaiano le pubblicità, che le odio. Quei banner di pubblicità non li voglio vedere. Ok, questo qua è quello di Eggman. Mio Dio! Non è che l'hanno sistemato. Infatti c'è un motivo per cui funziona di più questo piuttosto che questo qua. Questo qua è proprio... si sono concentrati di più sull'estetica, quindi dando appunto l'aspetto un po' più robotico. I baffi sono piccolini, è quello.
Poi le gambe le hanno fatte un po' più grosse, cioè hanno fatto tutto grosso qua, la testa così. Invece questo funziona di più perché hanno deciso di rendere tutto magrolino le gambe e le braccia, in modo che si veda di più la forma del corpo, che deve ricordare quello di un uovo, perché è da lì che si sono basati per Eggman. E aumentando appunto la lunghezza dei baffi, c'è più equilibrio per quello. Invece quelli precedenti non funzionavano tanto. Eccolo qua. Questo è molto meglio. Poi, qua hanno fatto troppo lungo le braccia di Sonic. Ok, questo quelli fatti meglio. Poi, questa qua la copertina. Anzi, personaggi in copertina. Ok, Big. Michele è troppo carino. Comunque, questo caos, mamma mia, tanti dettagli che hanno fatto qui per le squame. Questi sono i ciao. Che carino, ciao, questo è Leg Carrier. No, questa è la prima versione di Eggman. Che carino. Me ne sono accorta. No, ma c'è qua che fuma un sigaro. Ok, così si vede di più. Oh, c'è lì Eggman che si fuma il sigaro. È quello che cos'ha una statua di Sonic? Si tiene una statua di Sonic? Va bene. Ok, hanno fatto tantissimi studi. Ok, questa è la piscina e c'è lì Eggman sdraiato. Va bene. Che gioca con l'anatra lì galleggiante. E lui che va sopra la piscina lì, va bene. Ok. Ok, la metro lì. Ah, hanno fatto diversi concept estetici. Okay, questo è quello finale. Ok, no, stavo vedendo se c'erano magari altri concept che magari mostrarono un po' la storia, se l'idea iniziale era diversa. Però non mi pare. Ma questi erano i modelli vecchi della Dreamcast. Amy era stranissima, cioè aveva gli oculi un po' più lunghi. Per formare il caschetto, ecco qua funziona di più di lato. Qui, boh, sembra strana. Poi gamma, big, qui le persone. Devo dire che il design così avrebbe più senso. Anzi, meno male che in Lister le hanno fatti bene. Gli umani sono più dentro nello stile di Sonic. Ecco, per il fatto di essere un po' più delle caricature, ecco, perché farli come hanno fatto in Adventure, così tra virgolette realistici, boh, lo trovo, cioè non lo so, stona un pochino, secondo me. Ok, altri umani. Esploratore, eccolo qua. Questo è lo storyboard. Ok, già loro giustamente, dato che avevano, prima di iniziare a modellare, partono dall'idea. E qui, come si può vedere, c'è Chibi Sonic, che è il Classic Sonic. Ecco, poi dopo hanno studiato il concept di Sonic. Perché, se non sbaglio, in 3D era troppo puccioso, non gli piacevano nella versione 3D. Per questo hanno dovuto cambiare il design. Oh mio Dio! Ma che occhi c'ha, Caos? Orrore! Ho paura con quelle linee lì. Eccolo qua! Il modello in 3D! Infatti è troppo puccioso! Caspiterina, però! Infatti erano i progetti iniziali! Anche questo è i delfini. Eh sì, abbiamo delle belle idee.
No, l'Australia non sembra di essere diversa da quello americano, ok? Cioè, c'era soltanto... Che poi questa qua chi è? Spider Girl, boh. Forse dovevano metterla per qualcosa, boh. Niente, questo è il logo, quindi... passiamo a quello di Sonic Adventure 2, quindi aspettate. Devo rivedere, per forza. Allora, dov'è? Ok, facciamo la transizione di nuovo. Ok, questi sono gli storyboard, solo che non si vedono tanto bene, sono troppo piccoli. Peccato. Questo è il concept di Shadow. Ecco, voglio un attimo vedere. Però volevano fare pure muscoloso Shadow qua. E poi se non sbaglio aveva un nome diverso all'inizio, non doveva chiamarsi Shadow. Doveva chiamarsi un attimo che controllo. C'aveva un altro nome molto molto diverso, quindi andiamo sulla wiki ufficiale inglese di Shadow. Ok, doveva chiamarsi Terios. Ok. Sì, doveva chiamarsi Teiros, che significava riflessione, il fatto che appunto somiglia a Sonic. Poi il motivo per cui hanno scelto di fare questo gioco è perché volevano fare una divisione tra bene e male, per questo Hero e Dark. E quindi hanno messo Dark quindi con due personaggi in aiuto di Eggman, perché se no sarebbe stato da solo. Allora, se non sbaglio... Durante la creazione non mi pare che volessero fare due storie, cioè nel senso due gameplay di due storie, ma volevano, diciamo, rifare quello di Adventure 1, quindi fare ad ogni personaggio, però poi è risultato un po' complesso e quindi hanno fatto le due storie. Secondo me hanno fatto bene, perché sennò... si sarebbero complicati la vita per quanto riguarda appunto la storia, perché in realtà tutta la storia di Adventure è incentrata su Shadow e io spero che nel film lo facciano bene, perché sennò davvero sbrocco tantissimo. Poi chissà quando è che arriva, perché ancora non si sa niente, si sa chi è il doppiatore ufficiale di Shadow per il film ovviamente, perché tanto per quello americano hanno ancora mantenuto il Kurt Thornton, mi pare che si chiamasse, e niente, molto molto dark, molto simile a Sonic, che poi c'è addirittura la cicatrice, ci avevamo pensato anche a fare una cicatrice, mamma mia, no, meglio il design di adesso, oh mio Dio. Ma ah, c'aveva degli anelli. Penso che siano degli anelli. Pure un mantello. La frangetta. No, è brutto questo. Ok, qui penso che abbiano fatto un po'... Shadow però hanno fatto un po'... Psycholi. Ok, qui è lo studio. Ecco qua l'anello lì che...
Ah no, no, non è l'anello, è la visione dall'alto di questo qua, no. Perché nel modello di 3D di Shadow di Adventure c'ha degli anelli strani ai bracciali, cioè non sembra neanche un anello, è fatto veramente male. Poi non me lo ricordo la versione Dreamcast. Cioè, questo è Rouge. E qui hanno fatto poi il concept delle scarpe. Ok. Ma le ali qui non c'erano nemmeno. Ok, questo è il professor Gerald. Carino comunque così. Con la barba in questo modo, cioè baffi e barba fusi insieme. Ok, oh, Pumpkin Hill, sempre Pumpkin Hill, quello è il dottor Eggman, ok, questo qua è la Space Colony Ark, ok, qui hanno fatto per Tails, ok, questi sono soltanto i loghi e basta, niente. Allora. Ok, vediamo un po' che ore sono. Eh sì, devo andare. Allora, ringrazio per la visione. Tra un paio di orette iniziamo con una nuova serie, ovvero Sonic Lost World. E niente. Alla prossima. Saluti!